Ok, andiamo avanti. Qui ci saranno altri due subito appena usciti qui dalla caverna. Li uccidiamo. Ok, anche qua ci sarà un altro gruppo, ci diamo anche questo. Ok, e poi abbiamo gli ultimi due troll qua. Ok, una volta che abbiamo ucciso questi, come vedete lì abbiamo un'altra parete di ghiaccio e possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. O combattiamo o ci uccidiamo e aspettiamo nel fuoco, ok? Tanto dobbiamo comunque sempre aspettare un tot di tempo, ok? L'alternativa all'uccidersi e aspettare nel fuoco praticamente è prima che il tipo attiva, se siete in 5 e tutti amici, no? Prima che uno di voi attiva, vi piazzate qua giù. Andate fino in fondo qua, ok. Vedete? Sono qui in fondo. E praticamente, diciamo, stando qua, non creeremo minaccia. Ok? Aspetteremo 2 minuti qui. Compariranno comunque dei troll qui, ovviamente. E dovremo soltanto uccidere questo gruppo di nemici, ok? Quindi adesso vi faccio vedere, non mi uccido, non faccio sono bloccato sconfiggimi perché sennò rinascerei nel fuoco qua, qui c'è un fuoco, e quindi vi faccio vedere stando dentro la caverna. Quindi attivo, mi metto di fretta e furia dentro la caverna. E come vedete, se ha funzionato, sì, pare di sì. Ok, non sto creando minaccia, ecco. Aspettiamo praticamente questo minuto e mezzo 2/2 qui, e quando avrà distrutto tutto la barriera di ghiaccio potremo andare a uccidere questi nemici. Adesso non so quanti nemici siano spawnati perché ovviamente non vedo, però una volta uccisi questi nemici, cioè distrutta la barriera, ucciso i nemici, andremo avanti, passeremo allo schema successivo e ci sarà il secondo boss, ovvero la tartaruga drago. Mancano 12 secondi, possiamo andare a iniziare a menare di meno, perché tanto per forza di cose, se no non passo. Ecco, vabbè, usiamo la pergamena perché non ho voglia di rifare tutta la strada. Ok, andiamo avanti, me li porto dietro, intanto me li porto giù. Ok, qualcuno muore, cade di sotto col ghiaccio, fortunatamente, io attivo ed è venuto soltanto in due, va bene. E ci vediamo dall'altra parte. Ok, qua abbiamo il secondo boss, ci mettiamo single target e andiamo a fare la tartaruga drago. Queste cose qui per terra, come vedete, vi fanno saltare e le potete spostare colpendole. Che affrontiamo subito sta tartaruga, vediamo cosa succede.
Qui davanti a noi comparirà appunto la tartaruga. Dicono, si diceva, in passato perlomeno pareva funzionasse, che stando a destra gli si facesse più danno. Ora con la mod 16, a dir la verità, non lo so. Una volta questa tartaruga faceva degli stack e praticamente quando raggiungeva tipo 6 stack barra 8 stack di etergelo diventava praticamente quasi impossibile da fare, toccava avere un fortissimo, diciamo, gruppo. Magari proprio fortissimo no, però un buon gruppo, ecco, diciamo. Adesso la tartaruga, come vedete, fa il giro tondo. Noi dovremo colpirla con queste bombe, chiamiamole qui. Ecco, è là. Vedete, l'ho colpita. Lei praticamente stava sparando una tempesta di etergelo, ok, con il danno da gelo, diciamo. Una volta sta roba qui, non dico che shottava, ma quasi. Ecco, ok, rifà la fase, quindi questa fase qui la fa, diciamo, 3 volte, una a 3/4, appena gli togliete 2 tacche, 3 tacche, più o meno a seconda del danno che gli fate, una a metà vita e l'altra. Ok, come vedete non l'ho presa, oh, invece sì, ok. E mi ha fatto la tempesta dell'etergelo, del gelo, insomma. Cosa vuol dire? Ecco, dicevo appunto che questa fase qui la rifà anche a 2 tacche dalla fine. 2/3 tacche dalla fine, il 20 o 30% prima che muoia. Adesso si è mezzo buggata perché l'ho colpita mentre stava facendo evidentemente qualcosa, qualche meccanica sua di gioco, quindi adesso ci vado un po' a ritornare. Ok, l'ho ripresa e quindi dovrebbe essersi buggata, credo. Ok, sì, si è sbuggata. E io mi rimetto qui a destra, poiché sono da solo, e dato che si è sempre vociferato che a destra si fa più danno, mi piazzo qua. Altrimenti non mi importerebbe, ecco, diciamo, piazzarmi a destra o a sinistra. A destra ci si piazzava per fare anche la one fase nelle mod passate, ovvero uccidere tutta la barra, no? Uccidere il boss senza che vada via. La one fase, come vi ho detto, no? Ci sono 3 fasi dove lei prende e se ne va. Praticamente la one fase è ucciderla prima che faccia la fase, capito? Questa è la famosa one fase, ecco. No! Mannaggia, se n'è andata mentre gli stavo per fare la super.
E quindi questa è la terza fase. Adesso io li sto sparando un po' a caso, queste bombe qui, però mi raccomando, cercate sempre di lasciare queste bombe qui per terra in modo da poterla colpire, diciamo. Mi fai venire qua, grazie. Adesso la super non gliela tiro più perché comunque ormai è morta. Ok, e abbiamo fatto la tartaruga.